Buon pomeriggio a tutti. È sempre forza forte, fino a morte. Allora, la squadra avversaria non è stata una squadra che ci aspettavamo aggressiva, chiudeva tutti gli spazi, non ci faceva giocare, erano pericolosi in attacco. No. Cioè, è come è stato fatto una partita d'allenamento. Però a noi attualmente ci interessano i 3 punti. Questa è la prima cosa, i 3 punti per il campionato. Poi che troviamo queste partite che non sono così come ci aspettavamo, meglio ancora. La partita l'ha giocata il Foggia, perché la squadra avversaria sinceramente non c'era, di cui è stato più il Foggia che si è messo in mostra. E in questa partita abbiamo visto che dove abbassiamo un po' la testa, che non siamo concentrati nella difesa, di cui se trovavamo un'altra squadra più competitiva, noi ne prendevamo i gol in difesa. E la difesa è quella che ci preoccupa di più. Tecnicamente è la difesa. Nel piano del gioco diciamo che teniamo gli attaccanti e centrocampo che sono molto competitivi, sì sulle azioni da gol che sì sui gol, di cui ottimo, ottimo i giocatori che abbiamo che mettono la palla in rete. Però incomplessivamente, se andiamo a analizzare tutta la partita, in difesa non siamo proprio tecnicamente in difesa siamo un po' scarsi, abbiamo bisogno dei difensori più concentrati, più con gli occhi aperti, più aggressivi, più che fanno in modo che non danno spazio di gol alla squadra avversaria. Adesso la difesa diciamo che è stata più. È come se è stato fatto un regalo, che non ha avuto la squadra avversaria come ci aspettavamo, invece no, è stata una delusione. Però in complessivamente nel piano del gioco i giocatori del Foggia ci sono, abbiamo un bel centrocampo, delle fasce sui laterali che fanno in modo di mettere palle gol al centro, nell'aria, abbiamo gli attaccanti che sono subito pronti a mettere in rete, di cui già si stanno mettendo in mostra. Tutto sommato male non è, però incomplessivamente diciamo che dobbiamo vedere il nostro Foggia con squadre un po' più blasonate, più esperti. 3 punti ottimi, 3 punti che alla fine ci servono per la classifica, però incomplessivamente abbiamo fatto un'ottima partita, sì nel piano, sì come velocità, azioni da gol, sulle fasce, essere già pronti nell'area avversaria, essere già subito aggressivo, passaggi lunghi, diciamo che tutto sommato male no, non è andato, però insomma il Foggia lo dobbiamo vedere ancora con squadre un po' più forti, diciamo, perché insomma fino adesso abbiamo avuto squadre non tanto forti. Però alla fine a noi ci sono serviti i 3 punti che ci portano alto in classifica, più punti possiamo prendere, meglio è. Tutto sommato, insomma, l'allenatore come mette in campo i giocatori, gli allenamenti che fa fare, gli schemi che adotta per gli avversari che incontra, va tutto bene, male non è.
sta andando bene fino adesso. Dobbiamo vedere se ho fatto più avanti, insomma, che il campionato è lungo, di cui più avanti che dobbiamo vedere. Diciamo verso dicembre-gennaio dovremo fare una valutazione del Foggia e dei giocatori che abbiamo e se arrivano qualche rinforzo in difesa e il Foggia può fare il passo più lungo per la Serie B oppure cercare di rimanere in C e tutto sommato di goderci partita per partita. Ma io penso che insomma tutto sommato i giocatori stanno dandosi da fare. C'è qualche giocatore che insomma non è che l'abbiamo visto proprio al top, un po' scarsi nel loro ruolo di gioco, però insomma aspettiamo un po', vediamo più avanti come si sviluppa tutta questa situazione. Comunque, sempre forza Foggia, fino alla fine. 2-0, 0-2, fuori casa, andare a prendere 3 punti, è ottimo. Tutto sommato, niente male. Sempre forza Foggia, mi raccomando. San Guglielmo e Pellegrini. Negozio di Ruotolo. Andatevi a comprare frigorifero, lavatrice, aspirapolvere, tutte robe elettronico, montaggio, tutto, sono molto bravi all'avanguardia. Si trova a San Guglielmo e Pellegrini, di cui a fianco al bar, io da là, Ruotolo, e verrete servita alla perfezione. Ciao ciao!